Grazie Presidente. Io nel mio intervento volevo mettere in risalto soprattutto un punto della relazione dell'OREF dove parla della riduzione dei costi al fine di razionalizzare il controllo della spesa e di rendere più attendibili gli stanziamenti atti a garantire la copertura dei servizi indispensabili alla gestione dell'ente. Ora, su questo punto molto importante che diciamo ci stiamo lavorando come maggioranza, volevo appunto dare come notizia pubblica il fatto che con l'assessore Mazzil, con il Presidente della Commissione Bilancio, abbiamo concordato di finanziare in questo assestamento appunto le procurement, che è appunto la piattaforma che serve proprio a far sì che ci si avvii verso un controllo degli appalti. Gli appalti sono sempre stati un problema nel Comune di Roma, purtroppo. È proprio perché la carenza di un sistema informativo che possa catturare le informazioni degli appalti, renderli in un unico contenitore e quindi monitorare quelle che sono le scadenze, che è fondamentale per poter pianificare la spesa, quindi avere una tabella di programmazione triennale per quanto riguarda i lavori e biennale per quanto riguarda i servizi e le forniture. È proprio, diciamo, la base, una base per poter lavorare. Ora, questa piattaforma di e-procurement serve proprio per ricostruire la storia di un appalto, quindi mettere a sistema tutte le informazioni dell'appalto. E quindi il cittadino ha la possibilità, una volta che abbiamo messo in piedi questo sistema, di poter accedere a tutte le informazioni sugli appalti e non come adesso in amministrazione trasparente che troviamo una serie di file Excel scaricabili. Quello sì è trasparenza, quella è la legge, dobbiamo rispettare, ok, però non ci permette di fare un vero monitoraggio degli appalti. Invece noi che vogliamo entrare nel merito della spesa, vogliamo entrare proprio nel merito degli appalti, quindi sapere chi è il fornitore, quando scade l'appalto e così via. Quindi tutte le informazioni necessarie per la razionalizzazione della spesa. Quindi diciamo che il nostro impegno è proprio quello di andare verso questa. Tra l'altro proprio poco tempo fa l'assessore ha fatto una memoria di giunta su questo, e sono stata contentissima di leggere la memoria di giunta, perché appunto stiamo andando proprio verso questa direzione. Una cosa che però chiedo all'assessore, che io non sono mai contenta, dobbiamo andare oltre, cioè andare anche a controllare gli appalti delle partecipate, perché purtroppo è sempre lì che si creano sprechi, che non si riesce a capire come spendono i soldi queste grandi partecipate. Tra l'altro tra AMA, ATAC abbiamo visto che sono emersi degli scandali non da poco, quindi io ho visto che la sindaca ha fatto un protocollo con l'ANAC di cui sono contentissima, perché tra l'altro sta nel programma del Movimento 5 Stelle, però mi farebbe piacere fare un protocollo anche per controllare le partecipate, un controllo continuo, e che riusciamo a inserire in questa piattaforma di e-procurement proprio gli appalti anche delle partecipate, in modo che noi in un unico contenitore ci abbiamo tutte le informazioni e quindi possiamo controllare anche la spesa delle nostre partecipate. Questo è quello che mi preme dire come maggioranza di quello che stiamo facendo. A me dispiace che i revisori, quando fanno le loro analisi, non seguono poi i lavori che facciamo nelle commissioni. Magari io ho detto al Presidente Terranova di mandare i verbali della Commissione Bilancio e di tutte le nostre commissioni ai revisori, così possono essere aggiornati su tutto quello che stiamo facendo nelle commissioni, perché il lavoro si sta facendo. Logico che nella macchina del Comune di Roma
si sa che ci sono delle rigidità che vanno un po' combattuta in tutti i sensi, la pubblica amministrazione è così, io lavoro da 20 anni all'Istat, quindi so che cosa significa, però bisogna appunto lavorare per far sì che tutti insieme andiamo a realizzare queste linee programmatiche della sindaca che sono scritte nere su bianco ormai da tempo. Quindi spero che l'OREF faccia meno politica e più analisi e entri più nel tecnicismo del bilancio, perché è quello che mi aspetto come consigliera. Io devo stare tranquilla che i conti siano a posto, che si siano rispettate le norme, ma che non ci siano delle valutazioni politiche, perché non è proprio nell'incarico dell'OREF fare questo. Quindi mi auguro che si cambi anche da questo punto di vista. Grazie.